Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi questo video non troppo lungo, spero, per quanto riguarda l'installazione di un turbo maggiorato sulla Giulietta 1750. Più che altro faccio questo video, saluto Lucas, perché quando ho cominciato questa avventura, tra virgolette, spinto più che altro dal fatto che non volevo maggiorare la turbina di serie, essendo parecchio sacrificata per via del collettore standard. Mi sono trovato di fronte ad una situazione di difficoltà per quanto riguarda il reperimento dei vari componenti, soprattutto dei collettori, dato che li fa soltanto un'azienda e non sono propriamente economici, soprattutto se si opta per la versione con il 4 in 1 in CNC, lavorato al CNC. Tantissimi dei pezzi sono dovuto andarli a studiarmi, sono dovuto andare a vedere decine e decine di paginate di forum, proprio perché non è riportato da nessuna parte quale è, ad esempio, anche la filettatura, il passo del raccordo di mandato olio alla turbina, che è praticamente quella che esce dal blocco motore. Ora magari in questo video vi faccio vedere i componenti e poi nel prossimo, dato che non ho i pezzi, come può essere anche il tubicino dell'acqua qua in casa, ce l'ho in officina, magari farò un video a parte dove vi poi elencherò per semplificarvi la vita perché io ci ho messo praticamente 2 mesi e mezzo a reperire tutte le misure, vi farò un video a parte dove farò un elenco con tutti i pezzi che servono per andare ad effettuare la modifica. Allora, per restare abbastanza contenuto con i costi, anziché optare per una turbina della Garrett, ho optato per una turbina della BSR, che in America ne parlano benissimo. Il turbo è questo qui, è un dual ball bearing, la wastegate è una wastegate standard tarata, ma quello ci importa poco perché poi alla fine lo andremo a regolare tramite la centralina, tarata a 11 PSI e mezzo. Le specifiche praticamente di questa qui sarebbero la gemella della GTX 2860 Gen 2 della Garrett, quindi praticamente la stessa turbina sia lato compressore che lato scarico, con ovviamente la wastegate integrata. Le specifiche per quanto riguarda il passo, le filettature, scarico olio, acqua, ingresso olio e acqua, sono identiche. Dovrebbe essere identica anche la coppia, perdonatemi, la portata d'aria della GTX 2860, però vi ripeto, alla fine sono tutte cose alquanto relative perché un buon mappatore comunque, in fase di mappa vi sa andare a vedere. Tolta la turbina, che è questa qui, al momento dell'acquisto l'ho pagata sui 630 euro. Più la valvola pop-off che poi andremo a vedere che è stata saldata con la sua flangia su un'altra tubazione che è stata acquistata presso un'altra azienda, tra l'altro di un ragazzo che conosco da un sacco di anni, che è super serio. Passando ai collettori, questi sono dei collettori della GMC, sono un'opera d'arte, e questa qui è la variante con il 4 in 1 ricavato dal pieno. C'è già il suo ingresso per un eventuale sonde GT e i condotti sono da 35 mm. Non mi dilungherò troppo per quanto riguarda le specifiche, anche perché fortunatamente almeno quelle le potete trovare tutte quante sul loro sito. I collettori, non essendo stati presi già con la lavorazione di ceramicazione, ovviamente vi dovreste preoccupare di coibentarli voi, lo fornisce anche l'azienda, la GMC, ad un costo abbastanza irrisorio che dovrebbe essere sul centinaio di euro, o IVA compreso o IVA escluso, comunque al massimo sarete sui 130 euro, o altrimenti potrete prendere delle bende termiche classiche, anche quelle di Amazon. Guardate, io ce l'ho sotto il downpipe che mi ero fatto fare con un 200 celle di qualche anno fa, le avevo pagato una trentina di euro e ce l'ho su da 3 anni. Vanno ancora bene, magari non sono professionali, ecco, però diciamo che il loro lavoro lo fanno. Ora, questa volta, avendo fatto la spesa sui collettori, ne ho prese qualcuno di una marca un po' più conosciuta, però secondo me siamo sempre lì. Stessa cosa, ora ritornando alla turbina, magari la fate anche per la turbina. Ora non ce l'ho qui, però ho preso, immagino l'abbiate già visti qualche volta, quella sorta di coperture che vanno sulla parte calda della turbina, non tanto per loro dicono, cioè si vocifera che serva per accelerare i gas di scarico. Ma secondo me nel 90% dei casi lo si fa più che altro per tenere sotto controllo le temperature nel vano motore, dato che comunque quella stock
a quella sorta di paratia in alluminio che poco e nulla fa, però serve a non disperdere il calore, soprattutto troppo verso l'alto. Quindi, anche in questo caso, per una quarantina di euro, ho preso la copertura anche per la parte calda della turbina. Il downpipe classico. Ora, quello della quale sono rimasto piacevolmente sorpreso, o magari non ci avevo fatto caso io, è che l'attacco T25 che va sulla turbina, anch'esso, se doveste prendere, optare per la versione, lo vedete, si distingue molto bene, che comunque è fatto al CNC, anche l'attacco della turbina è fatto al CNC. Due sonde lambda, ovviamente una intercambiabile eventualmente, cosa che mi ha raccomandato tantissimo il mio mappatore, di prendere una sonda FR, almeno per quanto riguarda la mappa, anche se lui consiglia proprio di tenerle in auto. Non sono super economiche, se prese con il loro sensore Bosch si aggirano sui 200-250 euro, la migliore da quello che ho visto e anche delle esperienze dirette che ho avuto dovrebbe essere la AEM. E nulla, per quanto riguarda collettori, downpipe e turbina, diciamo che ci siamo, anche perché sono cose molto semplici da reperire, perché il grosso del lavoro non è questo, ma ripeto, tutto quello che riguarda poi l'alimentazione della turbina, il ricircolo dei vuoti, anche per le Pierburg, perché come ben saprete la Giulietta prima serie monta la K04, che però ha il comando wastegate in depressione. Ora, il 99% delle turbine aftermarket, Garrett, PSR, Precision, anche le più cinesi delle Max Speeding Rods, montano la wastegate in pressione, quindi va lavorata elettronicamente. Quella io mi sono dovuto sbattere tanto per trovare un preparatore che mi desse delle risposte certe, perché ci giravano attorno. Dobbiamo vedere se la centralina lo digerisce, dobbiamo vedere se la centralina lo ammette, altrimenti la Pierburg va cambiata. Alla fine soltanto un ragazzo, dalla quale poi porterò tutta questa roba a far vedere per farmi fare un preventivo, soprattutto per quanto riguarda la mappa, perché per quanto riguarda l'installazione, quello, se il prezzo dovesse discostare di tanto, me ne potrei occupare anche io personalmente. Ora, passando a un altro pezzo, questo è quello di cui vi parlavo prima. Questo qua, in pratica, con altre due tubazioni che non ho qui, e il raccordo che va dall'uscita dell'intercooler tramite un manicotto, come dicevo, non ho qui, direttamente fino alla farfalla. Qua ci va la sua guarnizione con l'attacco, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, con l'attacco da 60. E questo qui l'ho dovuto obbligatoriamente far fare in alluminio per fare una cosa pulita per quanto riguarda questo bad guy qui, la pop-off. La pop-off, che questa, ci saranno pareri discordanti, quello che volete, ma è la posizione ideale per andare a montare la pop-off a monte della farfalla. Anche perché di semplicissimissima installazione, perché ora, se avete a mente come il vano motore della Giulietta, questo qui praticamente qua ci va il sensore mappa, altra cosa bellissima che questo ragazzo, poi vi lascio il nome e l'azienda nei commenti, già il sensore mappa ed è filettato, quindi non dovete poi preoccuparvi di andare a prendere un filetto, cioè di andare a prendere una vite per filettare l'attacco. E l'unica cosa che ho dovuto fare, ovviamente, io al 90% l'ho preso solo per questo motivo, per questa flangia qua, per andare poi a montare la pop-off, perché lui giustamente vende il ricambio da sostituzione a quello stock e quindi non fornisce, diciamo, la flangia. Questa qui l'ho dovuta prendere a parte in inox e mi sono dovuto sbattere tantissimo per trovarla in inox. Perché le forniscono praticamente solo in alluminio, e essendo il tubo in inox, appunto, mi serviva la flangia per andare a collegare poi la pop-off, che fosse anch'essa in acciaio. E nulla, lì poi è abbastanza semplice: si va a forare il tubo, fresa, si cerca di fare un lavoro quanto più pulito possibile, e per poi andare a installare la flangia e sopra è la pop-off. Questa qui all'interno ha una guarnizione. Ci si va a appoggiare sopra la pop-off, si gira la vite e poi rimane attaccata. Come vi dicevo prima, per quanto riguarda la posizione è ideale e di semplicissima manutenzione e installazione, perché rimane verso l'alto, si può portare il tubicino direttamente qui, c'è la sua vite banjo che va ad inserirsi, esce il tubicino per prendere il riferimento della depressione e il gioco è fatto.
Per quanto riguarda almeno il primo video, direi che ci siamo. Vi lascio il link nella descrizione, almeno avete un punto di partenza, anche per farvi un'idea dei costi. Però, ripeto, sarò ripetitivo, è stata anche la prima cosa che ho detto nel video, il grosso sì di soldi va bene, è questo, però quello che mi ha dato più pensieri è stato il ricircolo, ma lo chiamo ricircolo, ma quello è il vapore dell'olio. Il collegamento dei vuoti della turbina per le Pierburg Stock, perché ce n'è due sul 1750, uno che va alla pompa vuoto e uno che prende riferimento della turbina al collettore di aspirazione. Ma a me quello che mi ha dato tantissimo mal di testa è capire comunque tutte le dimensioni, proprio per il fatto che non c'è nessun video online, non c'è una guida, non c'è qualcuno che ha fatto lavoro simile, o magari c'è, però non si è preso la briga, tra virgolette, perché nulla è dovuto, però magari non ha avuto il tempo di, diciamo, esporre la sua esperienza, magari dare qualche dritta. Quindi ho pensato, dato che non c'è una roba del genere, perché se avessi avuto un Abarth avrei sorvolato, perché ci sono centinaia, se non migliaia di video al riguardo, sia per quanto riguarda collettori, turbine, fanno 10.000 pezzi di ricambio per quell'auto lì, mentre invece il 1750, non lo so, sembra un motore, non dico odiato, ma lasciato un po' a parte. Sarà perché non è mai stato oggetto di interesse comune o elaborazioni particolari, se non a livello motoristico, proprio a livello sportivo. Quindi nulla, chiudiamo questo video e ci vediamo al prossimo, dove vi farò vedere i componenti necessari per la turbina, e spero poi di avere il tempo di farvi tutta una lista dove andare a recuperare tutti i componenti che servono al montaggio di tutto quanto il kit. Alla prossima.